Buongiorno, buongiorno cuore, buongiorno. Senti, ma tu vuoi sapere una cosa? Ieri mattina, quando stavo là nel centro Fiat che ti avevo detto, che ti avevo chiamato, c'era un camper e mi sono soffermato a guardarlo perché era molto particolare. E tu poi che fai? Nella notte mi sogno il camper. Mi inizi un po' a spaventare, voglio. In senso positivo, ovviamente. Vabbè, sarà stato un caso. Senti, cuore, e niente, tutto ok. Ora mi sono fatto un caffè. Mi sono preso un pezzo di pastiera. Senti, e poi come mai questa cacarella che dici tu, che ti sei mangiato le cioccolate ieri sera, qualche tortino, qualche cosa di particolare, perché mi sembra strano, insomma. Va, quindi dai. Sì, tutti vanno a lavoro, ma gli abbiamo, va bene così, dai. L'importante è che sia un caso isolato. Secondo me qualche cioccolato, qualche cosa era scappata ieri sera, almeno credo. Questo è quello che mi immagino. Poi non lo so quanto. Senti, e poi alla fine che hanno deciso di fare? Devono darti il cortisone oppure no? Oppure vogliono andare avanti con la cura così? E poi sei riuscito a parlare col medico? Non ancora? No, per capire sempre quella situazione, se quello che stai facendo è il follow-up oppure no, insomma. Vabbè, speriamo che è libero oggi, così almeno ti dà delle spiegazioni, chiedi comunque, non ti fermare cuore, chiedi, Senti, e poi niente, poi domani vado di nuovo ad Acquaviva. Sì, perché chiamò il medico, il chirurgo, e disse: guarda, io non voglio di nuovo fargli l'intervento. E poi disse: vabbè, allora venite venerdì, fa che vi spiego quello che dovete fare, vi mando io da qualcuno. Eh sì, perché cresce di nuovo. Evidentemente non riesce a raggiungere la radice. E quindi ovviamente ricresce. Babbo. Me, cuore. Vediamo stamattina che cosa ci abbiamo da fare. Vabbè, ieri è stata una giornata discreta, abbiamo fatto qualcosa. Vediamo oggi, dai. Ok? Ma tu cerca di aggiornarti sulla situazione, insomma, e poi fammi sapere. Ma boh. Ma un bacio, un cuore e un abbraccio. A dopo. Ciao.